Un saluto a voi tutti, cari amici. Mi trovo in compagnia del presidente del Tennis Club Garden Pancio Di Matteo alla vigilia della ventitresima, se non vado errato, non so. Ventesima edizione, sì, del Roma Garden Open. Ventesima. Quindi sì, un bel traguardo, Pancio. Come ti senti? Con 20 anni in più. No, mi sento abbastanza bene. Anzi, organizzare queste cose ti dà anche, come si può dire, più carica, più entusiasmo e sicuramente ti fa stare anche bene. E questo mi fa veramente piacere. D'altro canto, la passione, la tua passione, il tuo, sì, la tua capacità di coinvolgere tutti coloro che amano praticare il tennis e giocare a tennis è conosciuta non solo qui al Garden ovviamente, ma in tutta Italia. Ma sicuramente la passione in questo nostro lavoro è una cosa molto molto importante. E io dico sempre, la passione aiuta anche i soci, i figli di soci, perché stare in un ambiente sano, lo sport va bene, il tennis secondo me in particolare, anche se è il mio sport preferito, e con la passione si fanno tante cose che senza passione uno non farebbe. E adesso parliamo un pochino con Pancio a 360 gradi per ricordare, sì, ciò che è avvenuto qui in queste diciamo bellissime edizioni del Roma Garden Open. Tanta strada insieme fatta, tanta fortuna ha portato questo torneo a giocatori che sono addirittura diventati numeri uno al mondo nel tennis. È una grande soddisfazione per come te, Pancio. Numero uno, come hai detto te, è stato sicuramente Ferrero, lo spagnolo, ha giocato qui a 17 anni e mezzo, ha perso addirittura in finale, ancora non era un challenge, era credo un 10.000, e da lì si vedeva che questo ragazzo c'era sicuramente delle doti per giocare bene. Certo che diventare numero uno del mondo non era facile pronosticare, però lui aveva delle qualità per diventare un fortissimo giocatore. Grande classe, grande, sì, coordinazione, sì, uno spagnolo atipico perché è un lungilineo, quindi non era un brevilineo, no, come tanti, ma è questo ragazzo così elegante, sì, così colpi perfetti, sembrava proprio ogni pagina di libro, come di tennis, scriveva Ferrero. C'era una potenza sul suo gran dritto, poi c'era dei piedi formidabili, la destra anche formidabile, tu sai benissimo Mario, che per essere un atleta a livello forte deve essere forte prima di tutto la testa e i piedi, e poi anche, giustamente anche i colpi, però se mancano le prime due è difficile, diventa un fortissimo giocatore. Quindi tu, Pancio, praticamente hai progettato questo grande evento grazie alla tua passione. Un'opinione su Filippo Volandri, nel 2002 con Vassallo Arguello 4-6-0-6 e 11 anni dopo con Bedene 4-6-2-6, più volte presente a Roma Garden Open. Filippo Volandri. Ma Filippo Volandri, a parte che è stato un grandissimo giocatore, è stato tra i 25-30 del mondo. Poi qui a Garden lui era molto molto volentieri, io mi ricordo che c'era un periodo che lui diciamo non era molto in forma e io gli ho dato una wild card proprio perché era un po' una cosa di guardia, l'ho dato molto volentieri, anche perché conoscendo Filippo, è iniziata la giocata e è arrivato in finale. E da lì piano piano è la risalita di Filippo, che giocava sempre meglio, e da qui diciamo, è ripartita una grossa risalita, grazie alla wild card del Garden, grazie a tutto l'ambiente e a lui. Alle sue capacità. Certo, certo. Parliamo di Andrei Rublev, uno dei più forti delle nuove generazioni, ha approdato al Garden nel 2015, sì, dove perse da Cecchinato 6-1-6-4, sì, in soli 2 anni e 34 al mondo. Come interpreti questo enorme progresso di Rublev? Beh, Rublev sicuramente che lui l'abbiamo dato una bel cara perché era del 18 più forte del mondo, oppure uno dei primi, era un ragazzo, si vedeva che giocava bene, perché è vero, 14 anni, 13 anni in conto, ma 18 già si vede se uno può diventare un grande giocatore. E Rublev anche lui, c'era un dritto che era veramente, detta la romana, era una mazzata. Poi serviva bene e la palla la faceva male. Poi c'era tutte le qualità anche lui per diventare un grosso giocatore, infatti tuttora è tra i primi 35 del mondo. Significa che chi gioca qui, io dico sempre, chi vince al Garden, anche se Rublev non ha vinto, vale tra i primi 30-40 del mondo, secondo me.
È bella questa immagine di un giovane famoso già tra gli junior che viene qui, i bambini, Lorenzo, Luca, tutti gli altri, le fotografie, era molto simpatico questo giocatore, quindi sì, ragazza, disponibile. Un ragazzino di 18 anni, quasi 6 ragazzine, anche se era già alto 1,80, 85, però dal viso lo vedevi, si divertiva con i bambini del circo. È giusto, è l'età di, quando si gioca a tennis, va bene giocare bene a tennis, però anche fuori dal tempo, fuori dal campo, uno c'ha sempre 18 anni, si con i bambini, firmava l'autografo, ci giocava, questa è una cosa buona. E certo, e certamente anche la figura della mamma che era lì, lo accudiva come fanno i nostri genitori, solo che lui era un giocatore che aveva, diciamo, i numeri e abbiamo visto. Certo. Parliamo di Matteo Berrettini invece, il nostro, altro giovane visto in azione nel 2015, dove venne sconfitta agli ottavi da Edmund 6-3-6-3, è entrato nei top 195 e ha avuto dal presidente Binaghi, che è un grande orgoglio, ha detto la wild card agli Open d'Italia. Parlaci di Matteo. Beh, Matteo sicuramente si vedeva che c'ha delle doti per diventare anche lui un grosso giocatore, gran bel servizio, gran dritto, c'è un pochino un problemino forse nello spostamento, uno siccome è molto alto, però lavorando si migliora, come tuttora ha fatto, è migliorato molto, perché entrare tra i top 100 già di essere non bravo di più, e lui questo ci è riuscito grazie al suo lavoro, al suo coach Santo Padre, che è veramente un altro ragazzo che lui allena ormai, anche se ha 45 anni, 48 anni, Santo Padre Vincenzo conosce benissimo il tennis, è una funzione, è allenato, e sicuramente sta in buone mani Matteo. Però a parte i coach, allenatori, deve sempre un tennista di qualità per giocare bene, perché il coach può essere bravo quanto voi, vi puoi aiutare, però se non c'è delle qualità non si va al paradiso. Stefano Travaglio 123, Alessandro Giannessi 161, Lorenzo Sonego 162, Simone Bolelli 165, Salvatore Caruso 177, Stefano Lauritano 180, sono a ridosso dei migliori, hanno tutti giocato qui, vedi in alcuni di loro la possibilità di entrare o rientrare nei top 100? Ma sicuramente sì, secondo me, ecco. Poi adesso, certo, come ho detto prima, bisogna lavorare, ecco. Però sono tutti ragazzi abbastanza giovani e non è che hanno tantissimi, come si può dire, tanti anni a livello internazionale, secondo me hanno giocato ancora poco, anche che magari l'età c'hanno più di 20 anni, a parte Simone Bolelli che ha 33-34 anni, hanno, secondo me, possono entrare almeno 2-3 di loro dentro i top 100, secondo me. Flavio Cipolla, altro giovane che best ranking 70 ATP, altro beniamino del pubblico romano del Roma Cardenove, conta due vittorie in doppio con Granollers nel 2007 e Simone Vagnozzi nel 2008 qui a Roma Cardenove, ed una semifinale in coppia con Arnaboldi nel 2014. Carriera interessante per il simpatico Flavio. Flavio, a parte vedere, è un tennista romano, è un giocatore, è bellissimo vederlo giocare, con i giganti dell'85, lui come 75, è riuscito ad entrare tra i primi 60-70 del mondo, è una cosa veramente, il tennis è eccezionale, però ripeto, lui ha una grande testa e anche lui ha dei piedi formidabili, diciamo qui 6-7 centimetri che gli mancano, lui recupera perché si muove talmente bene e riusciva a giocare bene anche con i giocatori più bravi del mondo, ecco. Ripercorriamo la storia del Roma Garden Open con Pancio Di Matteo. Dal 2002 al 2017 hanno alzato la Coppa del Vincitore, nel 2003 Giorgio Calimbertis, 2-6-3 a Victor Anescu. Simone Bolelli che ha sconfitto 2-6-6-1-6-3 a Svank, Edward Svank, e quindi abbiamo nel 2011, e Marco Cecchinato 6-4-6-4 a Kovalik. La nostra scuola quindi è rappresentata come merita, Pancio? Ma sicuramente il tennis, ripeto, è uno sport molto molto difficile come tutti i sport singoli, però la nostra scuola ci sono dei bravissimi tecnici che lavorano bene, però detto questo bisogna sempre trovare dei ragazzini dalle qualità e disposti a lavorare, perché come ho detto prima Mario, i coach sono bravi, serve l'ambiente giusto, però ti trovi pure, come diceva il nostro direttore sportivo, il signor Mario Berardinelli, i cavalli buoni. Se tu hai i cavalli buoni, puoi tirare fuori di grossi giocatori. Se i cavalli non sono buoni, è difficile per tutti. Però ripeto, il tennis italiano si sta muovendo grazie alla Coppa Davis,
Fognini, che uno lo può anche discutere, però è veramente un talento che gioca benissimo, è uno dei pochi giocatori che ti diverte andare a vedere, perché c'ha classe, c'ha tutto, è uno che secondo me dovrebbe stare sempre tra i primi 10 del mondo. A Roma Garden Open ingresso gratuito, e questo è un desiderio di Pancio di offrire questo spettacolo gratuitamente a tutti gli appassionati. Sono ancora tra i primi 100 al mondo giocatori che sono venuti qui. Qui si parla di altissimo livello. Allora ricordiamoli, c'è il numero 15, Bautista, attualmente numero 15, Carreno Busta, se ti ricordi, numero 19, Mannarino 22, Edmund adesso è 26, Krajinovic 27, Muller 28, Rublev 30, Ferrer 35 ancora, Ferrer. Ti ricordi Ferrer da Napoli, venne qui, è ancora un esempio per a livello mondiale. Io ricordo che ha vinto Napoli, esatto. Davide Ferrer è venuto qui da noi al torneo e ha fatto quarti di finale, però si vedeva che era un giocatore che diventava bravo, guarda, perché c'aveva una determinazione in campo, non sbagliava mai, si muoveva benissimo, era una macchina che tirava palle. Infatti ancora a 34 anni si gioca ancora a sti livelli, vuol dire che è un grande. Grande, sì. Cuevas 40, che colpi, che rovescio, Cuevas, rovescio di Pancio, Cuevas, rovescio di Pancio da sotto. Forse del Ferrero, uno che a tennis gioca meglio, c'ha classe veramente, ha avuto qualche problemino, io so, è stato fermo per un anno o due anni per il ginocchio, però Cuevas a tennis gioca veramente bene, è uno, come ho detto prima di Pugno, uno dei pochi, è piacere andare a vedere perché gioca facile, il tennis di oggi, Mario, è tutta una fatica che sia normale, però c'è quei giocatori che la fatica con il loro tennis faticano di meno, ed è, quale ed è 40, esatto, e poi va veramente, c'ha dei colpi veramente spettacolari. E dopo tutti gli incidenti, esatto. Hai capito? Bene, Alex Bedene, 48 Alex Bedene, grande classe Alex, C'è già sotto 7-8 che stanno sotto i 50. Hanno giocato tutti qua. Esatto, poi abbiamo Paolo Lorenzi. Paolo Lorenzi veniva, ti salutava con grande umiltà, perdeva il primo turno e dice vediamo Pancio il prossimo anno. Questo si è verificato per svariati anni e poi Lorenzi adesso abbiamo 57, quindi vuol dire che ci vuole che tenacia questo ragazzo. Lorenzi e Paolo veramente l'esempio che dovrebbero seguire tanti ragazzi giovani, che Paolo si è messo lì, ogni anno migliora sempre. Arriva alla soglia di 35-36 anni, 57 del mondo, si allena ancora come un ragazzo di 18 anni e questa è la sua forza, la sua passione. Ripeto che tanti ragazzi dovrebbero prendere esempio da Paolo. Affidabile, ha avuto anche lui la wild card di Open d'Italia, quindi Lorenzi lo merita davvero. E poi Fuksovic 60, Bella 61, Veseli 64, questo gigante, tutti aspettare Veseli che ha battuto Djokovic, tutti qui al Garden a vedere Veseli, no? Grandi opportunità, Pancio, ingresso gratuito, questa è una cosa importantissima, no? Poi Nicolas, Jerry 65, Zeballos 66, Del Bonis, questa 67, Garcia Lopez 69, il giovane greco esatto, 70, quindi anche lui, no? Con il papà, hai visto che bella storia questo ragazzo. Gioca molto bene quel ragazzo. Poi abbiamo Marter 73, Mayer Florian 74, Kukushkin 83, Thomas Fabiano 86, anche lui, anche Thomas tenace, non altissimo ma visto. E scherzi, Mario, è normale che questi giocatori adesso sono tutti grandissimi giocatori, sono a marea adesso, ho visto. Sotto i 100 saranno più dei 20 sotto i 100 che hanno giocato tutti qua, qualcuno da 16 a 100, è una cosa che mi fa molto piacere che sono passati qui al nostro torneo e sono attualmente quindi concludiamo con Kicker 87, Geré 94 che abbiamo visto anche negli altri tornei Challenger a Perugia, questi ragazzi giovani che picchiano, e poi Matteo Berrettini, quindi benvenuto Matteo tra i primi 100, so che adesso insomma devi stare attento perché rimanere in classifica, parlaci un po', come si fa a rimanere in classifica, Pancio? Quando sali 80, 90, 70, 60, può rimanere, non è facile, è vero quello che ha detto Mario, perché arrivarci è difficilissimo, ma rimanerci è ancora più difficile, che i sacrifici sono sempre di più, perché quelli che hai dietro, giustamente, non vedono l'ora di batterti, perché è giusto che sia così. Perciò uno che si è arrivato lì che non si deve mai accontentare, 70, si deve arrivare a 60,
60, sono arrivati a 50, perché così è bello, perché se dice a 70 uno si sente arrivato, no, uno deve cercare di arrivare sempre al suo top, è il mio top, 30, 40, e uno deve cercare di arrivare. Se mi chiede a 70, non ti accontenti, magari il top tuo era 30-40, non è sicuramente una cosa buona per andare in paradiso. Bene, allora di nuovo 5-12 maggio, sì. Via delle Capannelle, Tennis Club Garden, venite, ingresso gratuito con il Roma Garden Open, è la 20ª edizione. Poi le tante sorprese, le tante migliorie, sì, le vedrete venendo in questo spettacolare club dove si mangia anche molto bene, sì, non dimentichiamo, e questo è non guasta, no. Una bella partita, un buon pasto, una bella mangiare, e sì, si parla di tennis, si sì, parla sì, di tennis. Bene, grazie Pancio. Mario, grazie a voi, a tutti gli amici del mondo di ES. Buon lavoro.